Il grande volley femminile fa tappa all'RDS Stadium di Rimini, dove si giocano le finali di Coppa Italia Freccia Rossa. Domani alle 18 i Moco Volley Conegliano contro Saugella Monza e alle 20:30 Igor Gorgonzola Novara contro Reale Mutua Fenera Chieri. Domenica alle 18 la finalissima. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su Rai Sport HD. Mentre alla finale della 24esima Coppa Italia da 2 tra Mondovì e Macerata, in programma domenica alle 14:30, andrà in onda su sportmediaset.it. Un'importante copertura televisiva per sopperire al grande assente, il pubblico. Chiaramente manca un bel pezzo, non posso non prenderne atto, da sportivo lo dico anche, cioè i giocatori, le giocatrici, ovviamente quando hanno il calore del pubblico davvero diventa un'atmosfera esplosiva, soprattutto quando si parla di finali. Quest'anno la mancanza di presenza del pubblico ci ha indotto a pensare a un evento diverso, un evento che si concentrasse attraverso un make-up particolare del palazzetto, che avesse un risalto a livello televisivo, e faremo comunque delle sperimentazioni in questa occasione perché ci saranno delle sovraimpressioni digitali che renderanno ancora più spettacolare a livello televisivo il nostro evento. Noi anche in questo momento, come di solito fanno i romagnoli, l'Emiliano Romagnoli, cerchiamo di in queste fasi di dare un segnale forte, e il segnale forte è quello della continuità. È ovvio che, lo dico da sportivo, quello che non posso fare che augurare che tutti, ma veramente tutti, lo sport di altissimo livello che vedremo in questo weekend all'RDS Stadium, ma soprattutto la base che a me interessa, cioè chi fa sport, lo possa continuare a fare o possa tornare a farlo, perché tra quelle discipline, soprattutto quelle di contatto che non sono ancora ricominciate, nel più breve tempo possibile. Quindi vuol dire che la campagna vaccinale sta andando bene, vuol dire che le RT e i rischi sono in via di diminuzione. In collegamento anche Lara Lugli, la pallavolista denunciata dalla società di cui era anche capitana, il Volley Pordenone, perché incinta. Siamo riusciti a far indignare il New York Times di questa cosa. Noi non ci possiamo indignare perché già ne eravamo a conoscenza di quali sono i compromessi che noi atlete abbiamo accettato finora, però penso che adesso abbiamo il dovere di fare qualcosa, il potere di fare qualcosa, perché si è scoperchiato un vaso di Pandora che ha fatto uscire tutto questo.